La civiltà di un popolo, la civiltà di una città si misura anche e soprattutto dal rispetto che si ha verso i diversamente abili, di qui la necessità di dover abbattere le barriere architettoniche, ma Taranto sotto questo aspetto sembra tutt'altro che civile. Allora, come ti chiami? Domenico. Domenico, tu vivi la tua condizione di disabilità, non sei di Taranto, stai girando per Taranto. Quali le difficoltà che hai trovato? Rispetto ad altre città è messa molto meglio, non possiamo dire che Taranto sia la peggiore, però ci sono delle palesi difficoltà soprattutto nelle pedane. Dico io, una volta che si fanno queste pedane sono appositamente per i disabili, potete fare leggermente più ripide perché si fa fatica, io mi devo agganciare al mio amico qui presente per poter salire, perché altrimenti è impossibile. Non si può fare una barriera, abolire una barriera architettonica costruendone un'altra, cioè è impossibile. Tu che difficoltà, come ti chiami? Francesco. Ecco Francesco, quali difficoltà hai trovato? Come al solito nel centro storico ci si può muovere un pochino meglio, appena ci si allontana un po' si trovano parecchie difficoltà, si deve chiedere una mano dalla gente per cui non si è completamente autonomi. E poi c'è anche un altro problema delle macchine che occupano i posti per i disabili, altra vergogna. Questo è un problema che riguarda la civiltà in generale. Troviamo dappertutto questo tipo di difficoltà, è una questione di insensibilità della gente che andrebbe curata. Beh ragazzi, vi faccio un in bocca al lupo, siete davvero forti.